Stasera sono in collegamento con Daniele Odone di Cascina Gentile, produttore a Capriata d'Orba. Siamo in Piemonte, Alto Monferrato. Daniele è un ragazzo ancora piuttosto giovane, ma già alla guida dell'azienda di famiglia da oltre 10 anni. Un'azienda che abbiamo seguito per parecchi anni con molta curiosità, inserito in guida l'anno scorso. Magari un po' tardi, forse anche per mancanza nostra, però diciamo meglio tardi che mai. Però per raccontarci la storia di Cascina Gentile passo subito la parola a Daniele. Ciao Daniele, benvenuto. Ciao Jonathan, grazie per l'opportunità di scambiare questa chiacchierata, anche se sicuramente sarebbe stato più bello come l'anno scorso farla in vigneto o comunque in cantina di persona, però dai, è una nuova modalità che magari può essere anche utile per le persone per capire un po' di più le aziende che sono presenti in guida. Sì, io sono stato titolare dell'azienda nel 2009, ma la cantina è nata con mio nonno. Era della leva del 1909. Lui era un contadino tutto tondo, nel senso che faceva tutto come una volta si faceva, quindi dalla parte dei seminativi alla parte vivaistica, ortofrutta, e poi solo dopo ha cominciato a specializzarsi un po' di più sulla parte viticola. Lui faceva ortaggi principalmente, li vendeva sul mercato, no? Andava da Capriata Novi con cavallo a portare la frutta e la verdura al mercato e niente. Poi, dopo la seconda guerra mondiale, si è specializzato un po' di più sulla parte vitivinicola. Ha costruito la cascina dove tuttora c'è la cantina, che si chiama appunto Cascina Gentile, perché Gentile è il cognome di mio nonno, quindi da parte di mia mamma, Giovanni Gentile, detto Plotu. E ha cominciato a specializzarsi sulla parte vitivinicola, ha piantato le prime vigne. E ha costruito la cantina e ha cominciato a fare, diciamo, come si faceva allora, diciamo, la parte di sfuso, quindi vinificava e vendeva poi il vino a sfuso. Inoltre, lui era uno che faceva anche per dire conto terzi, nel senso che aveva un torchio, andava in giro per le varie case, varie cascine della zona, poi a torchiare, no? A svinare le vasche di altri che allora non avevano ancora il torchio, quindi faceva anche questa attività. Poi lui è mancato nel 84, io non l'ho conosciuto perché sono nato nel 1988 e dall'84 l'azienda è passata in mano a mio zio Giuseppe, che ha iniziato, diciamo, dagli ultimi anni che c'era mio nonno. Comunque lui era già in azienda naturalmente fin da piccolo, e nei primi anni 80 hanno acquistato l'imbottigliatrice, hanno iniziato a fare le prime bottiglie etichettate come Cascina Gentile. Sono datate inizio anni 80, 82. Poi è mancato nel 84 e mio zio ha continuato la produzione, aumentando un po' quello che era il discorso dell'imbottigliamento e quindi delle bottiglie. E poi siamo andati fino al 2009, l'ha tenuta mio zio. Io ho fatto la scuola logica ad Alba, un po' senza nessuna forzatura, nel senso non è che era un destino già scritto, ma perché mi piaceva comunque questo ambiente. Io ho sempre aiutato mio zio. Per esempio, mio fratello non gli interessa fare l'ingegnere navale, quindi non è stato, non gli interessava e ha deciso di fare altro. Io, a fine delle medie, non sapevo cosa fare, cioè volevo fare comunque un'agraria, però qualcosa di diverso. Siamo andati a vedere la presentazione a scuola analogica e appena arrivati là c'era. La presentazione era sostanzialmente i ragazzi di Sesta che facevano assaggiare i vini che avevano prodotto l'anno prima, e quindi questa cosa sicuramente incuriosito, e abbiamo detto vabbè, proviamo. Quindi a 14 anni mi sono trasferito ad Alba e ho fatto il percorso di studi 6 anni, e quando ho finito si è trattato di decidere, rimango in azienda o vado a lavorare da qualcuno e faccio tutte e due. E poi sostanzialmente mi sono fermato in azienda, continuando però a fare l'università. Ho fatto i 3 anni di viticoltura e enologia a Torino, che poi in realtà sono un anno a Torino, a facoltà di agraria Grugliasco, e poi 2 anni di Roma ad Alba. Quindi sono ritornato ad Alba, felicemente, perché sono stati begli anni vissuti ad Alba, anche abbastanza goliardici della scuola enologica. E ti lasciano poi un bel ricordo, una bella serie di contatti con cui si rimane amici e poi colleghi successivamente. Quindi questa qui è un po' la storia.
Oh, bene, abbiamo visto che sei una persona comunque socievole, ti confronti molto con amici del mestiere, ti piace assaggiare, curiosare un po' in giro, vedere come altri modi di lavorare. E nel tuo specifico, la tua azienda si trova all'interno della dimensione UVADA. Sì. Giusto, ma lavori su tre territori diversi alla fine, cioè Sì, Alpi allora. Gialli e Colli Tortonesi. Raccontaci magari un po' le tue vigne, dove sono e anche il modo di lavorare. Allora, sì, l'azienda è Capriata d'Orba, che rimane, per chi non lo sapesse, tra Ovada e Gavi, essenzialmente a 9 km da Ovada e 7 da Gavi. E Capriata è un punto in cui uno dei quattro comuni in cui le due denominazioni Ovada e Gavi si sovrappongono, quindi si possono fare entrambe le 10G. E quindi noi abbiamo fatto, facciamo sia il Gavi che l'Ovada come produzione. E vabbè, l'azienda adesso attualmente ha 10 ettari, l'ultimo anno di conversione biologica, e però per quanto riguarda poi invece il discorso del timorasso che facciamo dal 2015 è una storia un po' particolare, comunque curiosa, nel senso che comunque i Colli Tortonesi sono sempre province di Alessandria, sono però leggermente distanti perché sono circa 20 km dal centro aziendale queste vigne che abbiamo, che sono il comune di Cassano Spinola. E il fatto di cominciare a fare timorasso è stato un po' un caso, cioè a me è sempre piaciuto, l'ho conosciuto all'università tramite la Schneider e Stefano Raimondi, che è un ambientografo della zona di Tortona proprio. E quindi me l'ha fatto conoscere e mi sono incuriosito, però piantarlo a Capriata non mi andava, cioè nel senso mi sentivo un po'. Non era comunque la sua zona. E poi nel 2015, fine 2014, l'agronomo che mi segue la parte, diciamo, burocratica dell'azienda mi ha detto: "Ma guarda, ti interesserebbe delle vigne di timorasso?" E gli ho detto: "Sì, ma dove? A Capriata?" Io ho detto: "No, sono a Cassano Spino." Io ho detto: "Guarda, sono un po' lontana, io faccio fatica, nel senso, faccio tutto io." E lui ci fa: "Vabbè, ma vieni a vederle, dai, gli ho promesso che io portavo, cercavo un ragazzo giovane." E allora andiamo a vedere questa azienda. Io ero convinto di dirgli di no, cioè andarla a vedere per cortesia, no? Però non avevo assolutamente intenzione. Poi andiamo lì e in effetti il posto è bellissimo lì. Questa signora, tra l'altro, che è del 1945, si chiama Daniela Oddone, quindi anche questa è una coincidenza abbastanza strana, perché non siamo né parenti né conoscenti. E allora, boh, questa cosa ci mettiamo a parlare, e dice: "Vabbè, guarda, se vuoi, loro hanno un po' di attrezzatura lì, un trattore, un attonizzatore, diciamo, la base, diciamo, per fare condurre una vigna. Metto, ti lascio usare queste attrezzature qua e tu prova." Abbiamo fatto il contratto di affitto per un anno, perché io ho detto: "Proviamo, se però non ce la faccio, non ce la faccio." E poi da lì più o meno ce la si fa, cioè, è un impegno, però è bello ed è stata un'esperienza che curiosa, ma che ci ha portato a fare il Timorasso del 2015, quindi da pochi anni. E niente, se vogliamo parlare un po' della zona di Capriata, è sostanzialmente un altipiano. Io sono sull'altopiano che va verso San Cristoforo, a circa 250 metri sul livello del mare. Da una parte c'è il fiume Orba e dall'altra il fiume Lemme, e in cima c'è questo altopiano dove c'è principalmente un terreno limoso, argilloso, molto ricco di scheletro, quindi ciottoli. E poi nella parte più verso San Cristoforo inizia una parte di terre bianche dove c'è un po' di mix di questi due territori. Mentre a Cassano sono sostanzialmente argilla e limo, molto meno pietre, e l'altitudine è più o meno quella lì, 240-250 metri. Quindi lavori con i vitigni Cortese, Timorasso per i Sì. bianchi, Barbera e Dolcetto per i Sì. rossi, giusto? Sì, i vitigni sono questi qua, sì. E la maggior parte sono Dolcetto, Cortese e Timorasso, e poi c'è un po' di Barbera, perché c'è sempre. Cioè, Piemonte c'è un po' dappertutto, dai. Almeno nel sud Piemonte è un vitigno che è sempre presente abbastanza. E tu hai accennato che sei nell'ultimo anno di conversione al biologico, ma mi hai Sì. detto che
era un modo di lavorare praticamente da quando sei entrato in azienda. Sì, dal 2009 quando mi sono insediato ho iniziato a usare solamente prodotti messi in bio, quindi rame e zolfo perché come tu hai visto le vigne, la maggior parte delle vigne sono intorno all'azienda. Noi facciamo tutto noi, faccio tutto io, quindi nella vigna ci si sta tanto e quindi usare certe sostanze o certi, diciamo, metodi sembrava stupido, in primis per la nostra salute, perché poi ci siamo dentro, e poi per un discorso ambientale, perché comunque ad oggi non c'è nessun problema nel discorso biologico, invece una volta, quando ne ho parlato a mio zio, pur lasciandomi carta bianca, e questa è una cosa che apprezzo molto, sia in cantina che in vigneto, non ho mai avuto nessuna voglia di imporsi, no? Di mantenere quello che faceva lui, ma mi ha detto adesso l'azienda è tua. Fai tu, prendi le decisioni e anche le responsabilità, quindi questa è una cosa che apprezzo e io ho detto, boh, facciamo bio perché siamo qua in mezzo, ci viviamo dentro e poi anche per un discorso ambientale mi sembra più che doveroso. Infatti sei un vignaiolo a tutto tondo, no? Spesso in vigna, di solito quando uno ti cerca durante il giorno sei tra i filari a lavorare. Comunque stai sperimentando anche altri approcci, altre soluzioni ancora adesso o vai avanti col tuo modo di lavorare? Ma allora, stiamo sperimentando un po', ma cioè, sperimentando è una parola grossa perché sono cose che ormai sono più consolidate, però le stiamo cercando di adattare nella nostra situazione. Quindi il discorso dei sovesci, il discorso di un cumulo, anche, non un cumulo biodinamico, però un cumulo fatto con una base di letame e poi con altri scarti vegetali. Poi noi utilizziamo tutti gli scarti di potatura per scaldare sia l'abitazione di casa che la cantina e se eventualmente serve anche le botti, quindi vengono fatte delle ballette e poi c'è una caldaia centrale che è dove bruciamo queste e tra l'altro è un buon sistema per proteggere un po' dalle malattie, quello che può essere l'oïdio che è molto sensibile, che è il cortese è molto sensibile e anche un po' per evitare un'acidificazione dei terreni perché qua abbiamo terreni diciamo meno basici rispetto a quello delle langhe, no? Quindi più tendenti a subacido. E quindi l'aggiunta di eventuali scarti di potatura sempre in terrario può dare problemi poi di diciamo, un abbassamento di pH del terreno. E poi in cantina sì, sperimentiamo un po' ogni anno qualcosa di nuovo, di provare a vedere se c'è qualche altra alternativa, ma manteniamo comunque sempre una linea, quella che abbiamo trovato, cioè la linea la cerchiamo, quindi i primi anni sperimentiamo magari parecchio, ad esempio è stato il caso del Timorasso dove abbiamo fatto tante vinificazioni diverse per arrivare un po' a quello che può essere il nostro idea di Timorasso e così ho fatto con gli altri vini, con l'Ovada e col Cortese è già, col Gavi, per il Gavi è già meno interessante perché è più facile, nel senso che comunque è un vino più facile, meno diciamo che mette meno stravaganze. Sull'Ovada e sul Timorasso ci si può spizzarrire un po' di più e cercare di fare qualcosa di un po' più diverso. Poi mi pare anche che il Gavi sia il tuo unico vino che esce di annata, giusto? Sì, il Gavi, sì, è l'unico che esce in annata è il Gavi. Gli altri sono tutti minimo un anno e mezzo di invecchiamento. Quindi l'unico 2019 che abbiamo imbottigliato adesso è il Gavi. Tutto il resto è già stato imbottigliato pre-Covid. Cioè. No, anche bello da vedere, no? Un ragazzo giovane che comunque ha già questa pazienza di lasciare giusto tempo ai vini. In effetti qua avevamo l'Uvara Riserva 16, anche il Timorasso 17 e anche Barbera va indietro Barbera fino al 17 più 2015. giovane, sì. Però Sì, è una. Ma io ti dico, ho visto che comunque c'è bisogno di questo tempo, più che invecchiamenti, diciamo, più dell'invecchiamento, diciamo, in barrico, legni vari, fa tanto il periodo di riposo in bottiglia, visto che c'è un miglioramento non
non indifferente, lasciando i miei vini, no? Un po' di tempo in bottiglia. Abbiamo aspettato, stiamo costruendo un pezzo di cantina nuova perché appunto non ci stiamo più, anche se nel 2009 sembrava, abbiamo fatto altri lavori e sembrava di avere uno spazio infinito, e invece adesso è già molto ridotto e stiamo facendo un pezzo nuovo e sembra già ridotto adesso, per cui spostando le cose, allargandoti, lo occupi subito. Bene, allora hai già parlato un po' del fatto che sperimentate anche in cantina, però raccontaci magari un po' in generale qual è il tuo approccio al vino, come lavori in cantina. Okay. Sì, vabbè, Jonathan un po' mi conosce, nel senso io a me non parlo pochissimo dei vini, nel senso che non mi piace mai stare a discutere di quanti giorni fa macerazione o lieviti sì, lieviti no, quanto solforosa, ma non perché non voglio dire cosa faccio o perché devo nascondere qualcosa, perché comunque la mia cantina è aperta tutti i giorni, 24 su 24. Basta chiamare e uno può venire a vedere cosa faccio in ogni momento. È solo che a volte mi sembra un po' riduttivo, no? Mettersi a parlare del vino parlando solo di quello che è come viene fatto, quanta solforosa, quanta macerazione, legno nuovo, legno vecchio, oppure la degustazione così canonica, nel senso di sentire certi profumi, certi gusti, perché secondo me il vino è un po'. È altro, cioè il vino è tutta un'altra cosa, secondo me, nel senso è quello che noi facciamo da partire dalla vigna, quindi il sudore che ci stiamo mettendo in questi giorni, no? A maggio, col caldo, i geloni dei piedi d'inverno mentre si porta con i piedi nella neve, è il fatto di girare un po' il mondo, no? Per portare avanti un territorio, e quindi preferisco parlare di questo, però sostanzialmente i miei vini. Sui rossi facciamo tutte fermentazioni spontanee, quindi con gli lieviti indigeni. E abbiamo allora due rossi, due Ovada, una Ovada riserva e una Ovada normale, e due Barbere. Tutti e due casi abbiamo due giovani, c'è cioè l'Ovada base e la Barbera base, che fanno solo affinamenti in acciaio, mentre i due, diciamo, riserva fanno l'Ovada, barrique usate da terzo passaggio in poi, 24 mesi, e la Barbera fa anche lei un passaggio di barrique sempre 24 mesi, però un terzo sono barrique, un terzo secondo passaggio, un terzo terzo passaggio. Sui bianchi invece utilizziamo dei lieviti selezionati con i due consorzi, e sui bianchi allora il Cortese, il Gavi fa una fermentazione bianco tradizionale, quindi pressatura diretta, fermentazione alcolica. Poi rimane un po' di mesi sulle fece fine in vasca e poi bottiglia primavera dell'anno dopo. E il Timorasso invece adesso, quello che siamo arrivati, diciamo, a definire, no? Come dopo le varie prove, è quello di fare un giorno di macerazione con le bucce, poi fermenta in acciaio e poi dal 2017, che è quello che è in degustazione, non usiamo più il legno, ma fa solo, diciamo, un po' sulle fece, un annetto abbondante sulle fecce fini in sospensione, con tutte le fecce anche di fermentazione, se lo consentono, e poi bottiglia. Questo è un po' il nostro stile, il mio stile. Ma in effetti sono vini che a noi ci parlano molto espressivi, territoriali e anche alla fine di una bella naturalezza espressiva. Immagino che è un po' quello che cerchi, no? Alla fine sono facili, piacevoli da bere, ma molto incisivi a livello gustativo, un po' su tutta la gamma, direi. Sì, io cioè, alla fine dicevo, non mi va di parlare di vini, no? Quando la gente mi chiede che cosa sa, senti questo odore, con cosa lo abbineresti, io non so mai cosa rispondere, uno perché non ci penso mai quando bevo dei vini, ma penso se, in primis, se un vino mi piace o no, cioè, quella lì è la cosa fondamentale, se un vino può piacerti o no, ma senza dover essere il master of wine, no? Nel senso uno beve il vino e a uno può piacere, a un'altra persona non può piacere, quindi è una cosa molto soggettiva. E i miei vini sono così. Io li faccio così perché sono vini che piacciono a me e
e così riesco anche a venderli, perché se poi dovessi vendere, già faccio fatica a vendere i vini che mi piacciono, se dovessi vendere dei vini che non mi piacciono sarebbe impossibile. E quindi faccio il vino come piacerebbe a me, e poi a qualcuno sicuramente non piacerà, a qualcuno spero che piaccia, e siamo tanti in questo mondo, uno lo troviamo. Ah, questo è il solito dilemma dei vini di carattere, no? Piaceranno magari non a tutti, ma a qualcuno piaceranno tanto, no? Al contrario di vini che piacciono un po' a tutti, ma non veramente a nessuno. Quindi credo sia più interessante questo. E, come dicevi te, raccontare l'essenza del lavoro e del vino stesso, no? Invece di andare a snocciolare ogni dettaglio aromatico, eccetera. Giusto per completare, c'hai anche due metodi classici, giusto? Sì, faccio due metodi classici. Questi sono nati un po', uno è nato alla scuola enologica un po', perché comunque ci si dà l'idea di provare, no? Fare un vino negli ultimi anni, l'ultimo anno di enologica. Allora con alcuni compagni abbiamo provato a fare un metodo classico, e poi i primi anni nel 2007 ho iniziato questa cosa qua, e lo abbiamo bevuto tra di noi sostanzialmente nelle varie cene, nelle varie feste. E poi dal 2010 sono arrivato, uscito con la prima, diciamo, etichetta, il primo metodo classico, che era il bianco fatto di base cortese. E poi dal 2011 ho iniziato a fare il rosé, metodo classico, sempre di Barbera. E questi adesso in vendita abbiamo il 2016 e fanno sostanzialmente 30 mesi sui lieviti. La prima fermentazione spontanea e la seconda con invece lievito e zucchero. E lì stiamo provando a sperimentare, a fare, diciamo, la seconda fermentazione con l'aggiunta di mosto, con più zucchero. Questa è una cosa che sarebbe, solo che c'è un po' un problema di disomogeneità a volte, nel senso che già con la seconda fermentazione non sono mai tutte bottiglie precise, e col mosto aumenta un po' questa disomogeneità. Però è una cosa che alla fine ci sta, insomma, non penso sia un problema, non è così grave. Quindi stiamo un po' affinando su quello. E poi vabbè, per gioco così faccio un passito di cortese, che qui è sempre stato fatto un passito. Nel passato si faceva anche un passito di dolcetto, e poi qui invece un produttore che tra l'altro è mancato poco tempo fa quest'anno, che Alvio Pestarino, ha iniziato il primo a fare questo cortese passito, si chiama Passione, e adesso a Capriata siamo tre produttori e tutti e tre facciamo comunque un passito base cortese. E anche questo è interessante, è particolare perché non è il solito passito stucchevole, perché comunque il cortese mantiene un po' di acidità e non è aromatico, quindi sembra meno dolce. Quindi comunque una gamma completa, se vogliamo. Sì, anche rossi, perché sono vini che mi piacciono. Dolci. Un'altra cosa che un po' ha chiamato la nostra attenzione quando ti abbiamo seguito, che lavori su questi tre territori, due sono già ben affermati, quelli tortonesi e la zona del Gavi, mentre Ovada sta vivendo una sorta di rinascita, rivoluzione, non so come vogliamo chiamarla, da un bel po' di anni con produttori nuovi che fanno l'ingresso in scena, e ti stai impegnando parecchio anche per il bene un po' di tutta questa denominazione, attualmente in veste di vicepresidente del consorzio. Raccontaci un po' il lavoro che fate o che fai insieme ai colleghi. Allora io lavoro, cioè faccio tutte e tre le denominazioni, e sicuramente Ovada è quella più interessante, perché Gavi, vabbè, è già fermato, è una denominazione già, vedete, grossa, no? Dove i ruoli e i giochi sono diversi. Tortona sono arrivato da poco, però devo dire sono stato accolto molto, molto bene, e anche lì ci vediamo, ci frequentiamo, assaggiamo i vini regolarmente, ed è un territorio interessante, più affermato, ma che è rimasto molto, tra virgolette,
umile non so se è la parola giusta, però nel senso più in mano ai vignaioli, diciamo. E quindi anche lì è un bel territorio dove si fanno dei belli incontri. Ovada è un territorio particolare perché è un territorio che ha un sacco di storia, è stata la prima denominazione a base dolcetto nel 72 in Piemonte e poi ha avuto un momento un po' di perdita o di cambio di rotta, un po' perché era normale in quel periodo, in quegli anni magari, andare verso quella tipologia di vini. È rimasto però il dolcetto, il vitigno principale, tuttora quello più coltivato, e dal 2013, il 2008 è arrivata la DOCG, nel 2013 abbiamo creato questo consorzio di tutela dell'Ovada DOCG, che era il vecchio dolcetto di Ovada Superiore, che si è staccato diciamo dalla DOC e ha fatto una disciplinare a parte con l'arrivo della DOCG. E niente, abbiamo fatto niente di nuovo perché nel territorio l'avevamo già fatto prima, però per Ovada è stato qualcosa di nuovo e qualcosa di soprattutto che è partito, dico dal basso, però non è forse il termine giusto, però tra un gruppo di produttori, di amici, di vignaioli che non ci stavano, diciamo, a vivere in questa situazione di presunta inferiorità. E quindi si sono cominciati a frequentare, iniziare come sempre a assaggiare i vini, a discuterne, a parlarne, a pensare cosa si poteva fare. E bom, da lì abbiamo creato il consorzio. Adesso siamo 36 aziende, con quasi la totalità delle aziende che producono ovada DOCG sul territorio. E la cosa che apprezzo è che si è formato questo gruppo di produttori, di persone che si danno una mano oltre a fare lo stesso vino. Cioè, ci sentiamo regolarmente, se qualcuno ha bisogno di una mano, di un consiglio, abbiamo un gruppo, ci scriviamo, ci frequentiamo, capita che a volte ci si aiuta a vicenda, ci si presta le cose. E anche dal punto di vista commerciale comunque si cerca di fare un po' squadra, no? Perché alla fine sì, va bene che il mio vada sia presente in un ristorante, però se nella stessa carta ci sono altri 4, 5 o 10 ovada, è sicuramente una vittoria per me anche, ma per tutti, perché comunque chi va lì vede che ci sono tanti produttori che fanno tanti vini buoni a ovada. Quindi diciamo stiamo facendo questo lavoro qui. Adesso abbiamo avuto una pausa forzata per questo Covid, avevamo un programma, diverse attività nella primavera, ora è tutto rimandato a data da designare, da definirsi, quindi non sappiamo cosa succederà, però anche in questo momento di difficoltà siamo rimasti un po' attivi con l'idea di sviluppare un po' di più quello che può essere una parte turistica di Ovada, che magari manca un po', però è un paesaggio bellissimo, molto diverso dalle Langhe perché è molto più selvaggio, c'è ancora molto bosco, molti pascoli, prati, seminativi, c'è la vigna, c'è un po' di tutto, ci sono dei fiumi balneabili, siamo a mezz'ora di macchina dal mare, ci sono tanti vantaggi, c'è l'Appennino, quindi c'è un po' di tutto. E quindi ci siamo detti insieme all'Enoteca regionale, che è arrivato a Ovada nel 2010, di fare un po' squadra e cercare di costruire un'offerta, comunque un'idea di turismo alternativo, perché comunque penso che quest'estate, ma anche per i mesi successivi, chi vorrà andare in vacanza e chi vorrà spostarsi lo farà magari in maniera diversa rispetto a quello che era abituato a fare. Quindi, secondo me, Ovada e l'Ovadese possono essere un territorio appetibile. Ma anche tutto il Gaviese e Tortonese, perché poi dobbiamo ricordarci che sono tre denominazioni, ma comunque sono contigue, cioè come se fosse una continuazione dell'altra, perché c'è Ovada che parte, diciamo, da dopo Acqui, no? Finito Acqui inizia la parte di Ovada, che arriva fino appunto a Capriata, San Cristoforo, si accavalla con la DOCG del Gavi, e poi subito dopo Gavi arriva fino allo Scrivia, quindi a Serravalle. Poi c'è il fiume, e al di là del fiume inizia la zona del Colli Tortonesi, quindi è tutto un continuo della fascia preappenninica, no? del Piemonte, sud-est Piemonte.
No, alla fine su quello posso solo darti ragione. Ho visto un po', non abbastanza forse, la zona dell'Ovadese. È davvero molto, molto bella e affascinante. Poi il movimento il fermento che sta succedendo è sicuramente un movimento molto intrigante, direi a tutti di seguire con attenzione, anche perché è vero che c'è un'immagine. Forse in questo momento un po' sbagliata del Ovada e dell'uccetto di Ovada, invece ci sono vini di grandissimo carattere, molto diverso dai dolcetti delle Langhe, ognuno ha il suo perché, ma sono anche vini di grande longevità e stratificazione aromatica, quindi un mondo secondo me da esplorare che può affascinare a chi è appassionato a vini ricco di dettaglio e queste cose. Ho qua i due Ovada tuoi, sono dei bei vini. Poi tu hai delle etichette un po' particolari, soprattutto sui nomi Sì, dei vini. allora sono due frasi, una è un titolo di una canzone e l'altra è una frase della banda Bardot sugli Ovada, sto parlando della banda Bardot e stanno un po' a indicare, sottilmente, perché sentendo queste canzoni o quello che significa la frase, un po' no, quello che sta succedendo, quello che è successo a Ovada, quello che sta succedendo a Ovada, nel senso che si è fatto questo gruppo dove sicuramente ci si confronta, si parla, ma poi a volte si agisce anche un po' dettati dall'istinto, no? Dall'amore, no? Che si ha per questo vitigno, per questo vino, per questo territorio. E l'altro è il fatto di andare avanti, andare decisi in avanti, però magari, cioè, rispettosi degli altri, di quello che c'è stato prima, di quello che ci sarà e degli altri territori. Quindi una buona dose di umiltà che ultimamente un po' a volte manca, non solo nel mondo del vino, diciamo. Vabbè, io da ignorante un po' sulla cultura italiana, molte di queste frasi non le conoscevo, però in effetti inquadrano molto bene anche il tuo carattere, direi, come vignaiolo. Continueremo a seguirti con molta curiosità, come anche il movimento dei produttori a Ovada e dintorno. Ti ringrazio per questa chiacchierata. Non so se vuoi ancora aggiungere qualcosa che mi sono dimenticato. No, così non mi viene in mente niente, sicuramente ci sarebbe tantissimo altro da dire, però adesso non mi viene in mente niente. Mi spiace che oggi pioveva, era brutto tempo, se no l'avremmo fatta magari in vigna e così anche gli altri potevano vedere cosa c'è fuori e com'è questo territorio. Questo sì, un po' mi dispiace, però il meteo non lo possiamo ancora dominare per ora. Vabbè, questo è anche un bene che certe cose Sì, no. rimangano alla natura e forse superiori, No. però sei sempre disponibile ad accogliere visitanti in azienda, quindi Sì, ti ripeto, curioso. la mia cantina è aperta, dico 7 giorni su 7, 24 su 24, perché in realtà è così, cioè io sono qui, quindi se uno mi chiama, compatibilmente con i lavori che ci sono da fare, uno spazio lo troviamo, anzi, lo si dedica volentieri, perché secondo me, appunto, come dicevo prima, questo è un consiglio che do a tutti quelli che magari ascolteranno e che magari non sono così dentro il mondo del vino, a cui il vino piace, è che la cosa fondamentale è conoscere chi il vino lo fa e dove lo fa, e non tanto fare, diciamo, delle degustazioni dove si parla di un vino nel suo gusto, nel suo olfatto, ma andare a calpestare un po' quello che sono le vigne, a camminare nelle vigne, a parlare con chi il vino lo fa per capire veramente, no? Per avere una fiducia di chi il vino lo fa, nel vignaiolo che c'è dietro a quella bottiglia di vino, e capire anche la sua storia, e a volte magari capendo la storia si capiscono anche meglio i vini. Quindi è un consiglio che do, io sono sempre felicissimo di ospitare gente, di accogliere persone, sia che mi conoscono già, ma sono ancora di più quelle che non mi conoscono.
Benissimo, allora su queste idee siamo proprio allineati anche come relazione Slow Wine e ti ringrazio di nuovo per questa chiacchierata e a presto. Grazie Daniele. Beh, grazie a te, Jonathan, grazie a tutti e ci vediamo presto, spero.